La rappresentante di Lista, ragazzi, benvenuti su All Music Italia. Grazie mille. Grazie. Beh, diciamo che il concerto del 1° maggio è un ottimo inizio anche di quello che può essere il tour di presentazione di Coco di Va. Assolutamente, infatti per noi è una tappa di quello che è stato il tour invernale che poi continuerà in estate. Beh, diciamo che il vostro progetto musicale è estremamente particolare perché comunque riuscite a coniugare un sound anche piuttosto, come dire, piuttosto allegro, piuttosto up, con dei testi davvero molto intensi. Credo che tutto ciò si riesca ad incarnare bene quello che è lo spirito del concerto del 1° maggio. Assolutamente sì, infatti tentiamo di regalare e di donare gioia, allegria e anche speranza, e allo stesso tempo mettendolo in una cornice assolutamente felice, up, poter dire delle parole anche molto pesanti o che comunque sviluppino un dubbio, una curiosità, una domanda per chi li ascolta. Diciamo che in Coco di Va sono diversi i brani che possono essere considerati, come dire, che dei veri e propri manifesti, come per esempio mi viene in mente un brano dove si parla di quello che è il corpo, l'utilizzo che si fa del corpo umano. Sì, questo corpo appunto è, diciamo, un po' l'apripista è stato per noi, perché è il brano che abbiamo presentato come primo singolo, ed effettivamente è un brano dove si racconta di questo strumento che abbiamo addosso, che ci portiamo in giro, che poi è il vero strumento per stare al mondo, per esperire del mondo, per partecipare, per essere. Beh, spesso e volentieri appunto il corpo veniva utilizzato anche nella musica, a volte si considerava più quello rispetto alla voce o soprattutto rispetto al messaggio. Io credo che la musica attuale, che poi è quella che viene portata nel concerto del 1° maggio, tutto questo è un po' cambiato, e finalmente tutto questo è un po' cambiato. Assolutamente sì, perché non solo perché di fronte a noi ci saranno miliardi di corpi che hanno scelto di venire e di essere presenti durante una giornata così importante ad ascoltare della musica dal vivo e quindi a fare esperienza proprio con i propri occhi e con tutto quello che sono gli organi che ci portiamo addosso. C'è un'attenzione anche dal punto di vista nei testi dei nostri colleghi, che ritorna fortunatamente a questo fantastico mezzo, a questo fantastico elemento che ci appartiene e che siamo noi fondamentalmente. Sì, anche perché comunque Lodo in conferenza stampa parlava del fatto che oggi comunque si riesce ad arrivare al pubblico in una maniera diversa rispetto al passato, anche al di là di quelle che possono essere delle logiche discografiche, di major. Comunque voi siete arrivati con la vostra musica, con i vostri testi, con il vostro sound, ma soprattutto grazie al live, perché è nel live che si vede l'essenza della rappresentante di Lista. Assolutamente sì, da noi abbiamo sempre considerato quello del tour un momento fondamentale per portare veramente, diciamo, in carne e ossa, ora scusa se torno sull'argomento corpo, le nostre canzoni, che poi è il momento in cui anche il pubblico le fa proprie cantandole, restituendole a noi che le abbiamo scritte. E tra l'altro a breve appunto inizierà anche il tour estivo, sono già tante le date che sono state annunciate, ma voi siete riusciti anche a conquistare l'estero, per esempio mi viene in mente la data di Budapest. Assolutamente sì, cioè, ora non so se l'abbiamo conquistato, però è stata una tappa molto importante, è stato bello mettersi a confronto con un altro tipo di pubblico, un altro ascolto, un altro sguardo che poteva guardarci e ascoltare la nostra musica e magari capire così poco, quindi riuscire a sentire quanto l'energia della musica possa passare anche attraverso altri piani. E credo che nel mio progetto futuro ci metterei insomma un bel tour all'estero, spero insomma che questo possa avvenire. Ragazzi, una domanda per chiudere che è anche un po' una provocazione, ma oggi quale deve essere il ruolo della musica in una giornata come il 1° maggio? Il ruolo della musica sicuramente deve essere quello di essere veicolo per parlare poi dei temi fondamentali della giornata del 1° maggio, quindi i diritti del lavoro. Sicuramente quello è il ruolo che la musica si deve prendere, cioè di fare da veicolo appunto. Ragazzi, grazie mille, ci si vede in tour perché l'estate è lunga, grazie mille, buona musica e buon 1° maggio. Grazie a te, grazie. A te.